Se hai partita IVA, attenzione a questa novità importantissima del 2024 che riguarderà tutti, quindi sia chi è in regime forfettario sia chi ha una partita IVA in regime semplificato ordinario. Tutti avranno a che fare, dovranno valutare il concordato preventivo, questo possibile accordo tra contribuente, partita IVA e Agenzia delle Entrate, fisco su redditi e tasse imposte del 2024 o del 2024-2025, a seconda che tu abbia una partita IVA in regime forfettario o una partita IVA in regime semplificato ordinario. Vediamo insieme tre aspetti importanti da sapere su questa novità. La prima è la tempistica. Sono poche settimane per poter decidere perché entro il 31 di ottobre bisognerà scegliere se firmare questo accordo con il fisco oppure se rifiutarlo, ma bisognerà farlo bene, quindi in maniera ponderata, andando ad analizzare le ipotesi di reddito effettivo per il 2024 e 2025 e confrontarle poi con l'ipotesi di accordo di concordato formulata dall'Agenzia delle Entrate. Su questo aspetto, attenzione anche al possibile vantaggio fiscale di chi accetta il concordato preventivo. Infatti, la quota parte eventualmente di reddito che dovesse superare l'accordo con il fisco sarà considerata completamente esentasse e oltre a questo la quota parte di reddito superiore al reddito dell'anno precedente e fino a concorrenza della cifra di accordo con il fisco è soggetta a una flat tax agevolata, sia per chi è in regime forfettario sia per chi non è in regime forfettario. Secondo aspetto importante, com'è che verrà fatta? Com'è che viene fatta la proposta da parte del fisco? Beh, attenzione che il primo step è la compilazione di alcuni dati contabili necessari per poter avere la proposta del fisco e oltre a questo la proposta verrà fatta sulla base di banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Terzo aspetto importante, che cosa succede nel momento in cui non dovessi accettare questo concordato preventivo, questa proposta del fisco? E in realtà da questo punto di vista la scelta è libera, non si è obbligati ad accettare questa proposta del fisco se non è conveniente. Nella norma è stato scritto che se si dovesse decidere di accettare il concordato preventivo si viene esclusi da determinate attività di accertamento, ma attenzione che le ispezioni, gli accessi da parte del fisco sono comunque possibili e se vengono riscontrate determinate irregolarità si rischia di decadere dal concordato preventivo. Dall'altra parte, per chi non accetta, è stato scritto nella norma che verranno intensificate le attività di controllo. Detto questo, io spero di esservi stato utile. Per tutti i dubbi, per tutte le domande, scriveteci qui nei commenti.